Made in Italy. Le eccellenze italiane, raccontate da Davide Pelanda. Buongiorno a tutti e bentrovati a Caffè Italia Radio. Io sono Davide Pelanda. Oggi parliamo di salame. Festa lungo tutto lo stivale, il 21 novembre di ogni anno per la giornata del panino italiano, con varie iniziative e brindisi al prodotto Made in Italy. Ovviamente nel panino ci si mette il salame. Questa è l'occasione per l'Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi, ASSICA, di invitare salumieri, banconisti e baristi a proporre ai consumatori, per l'occasione, un panino con un salame mai provato prima, in modo, informa una nota, da dare risalto alle specialità territoriali e far comprendere quale sia e quanto antica sia radicata e nobile la tradizione della norcineria nel paese, che può vantare circa 700 specialità di salumeria. I prodotti di salumeria, sottolinea ASSICA, restano uno dei cibi preferiti dagli italiani. Nel 2021 il consumo apparente pro capite, considerato l'andamento della popolazione e la minore presenza dei turisti, è cresciuto del 5,4%, attestandosi intorno ai 17 kg contro i 16,2 del 2020. L'iniziativa di ASSICA per il Panino Italiano Day, hashtag Panino Italiano Day, è supportata dal progetto Trust Your Taste, Choose European Quality, di durata triennale 2021-2024. Le attività si svolgono in Italia e Belgio e sono sostenute da cofinanziamento dalla Commissione Europea nell'ambito del regolamento UE 1144/2014, azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli del mercato interno. Questo ce lo dice l'ANSA. Quando parliamo di salumi, parliamo anche di tecniche di conservazione della carne, che già esistevano nella preistoria. Si trattava naturalmente di lavorazioni ben diverse da quelle attuali. I cacciatori tenevano da parte piccoli pezzi di carne e li facevano essiccare al sole o al calore del fuoco per poterli consumare durante i periodi di magra. Nell'antico Egitto e in Grecia cominciò la produzione di carne insaccata. Sono diversi i documenti che lo attestano. La testimonianza più prestigiosa la troviamo nell'Odissea, dove si descrive la realizzazione di un insaccato fatto di grasso e sangue. Ne parla anche Ippocrate in uno dei suoi scritti, nel quale consiglia il consumo della carne di maiale perché è particolarmente digeribile e nutriente. E a proposito di salumi, leggiamo dal sito www.salumitaliani.it, storia dei salumi, la storia e le origini della norcineria. In epoca etrusca iniziano a prendere vita le prime forme di allevamento stabile di maiali, specializzato e finalizzato anche al commercio. Una forte testimonianza arriva dagli scavi di Forcello, V secolo a.C., nel Mantovano, dove furono ritrovati 50.000 resti di ossa animali, di cui il 60% di suini. Dal loro studio è emerso che appartenevano a maiali di circa 2 o 3 anni di vita e che mancavano gran parte degli arti inferiori. In epoca romana l'interesse si concentra progressivamente sulla coscia di suino. La sua produzione registra una sempre più precisa messa a punto della materia prima e dei metodi di trasformazione. Il prosciutto diventa l'elemento di maggior pregio ricavato dal suino, protagonista di innumerevoli occasioni di incontro e di festa. Con le invasioni barbariche, il suino, sotto forma di insaccati e di carni, conservate come prosciutti, spalle e pancette, diventano addirittura moneta corrente. Col passare dei secoli, l'allevamento e il consumo di prodotti derivati dal suino assumono progressivamente maggiore importanza, fino al XIV secolo, in cui si diffondono i primi laboratori alimentari e le prime salumerie. In quel periodo si affaccia la figura del norcino che, grazie alla sua abilità, dà vita alla creazione di nuovi prodotti di salumeria. Tali figure professionali iniziano a organizzarsi in corporazioni o in confraternite e ad assumere importanti ruoli all'interno della società. Oggi l'eredità dei norcini è passata agli artigiani e al mondo dell'industria alimentare, sempre pronta a dar vita a produzioni innovative, recuperando antiche ricette. Sempre dal sito www.salumitaliani.it, la storia dei salumi, leggiamo le tradizioni e le radici.
Le tecniche di produzione dei salumi e la moderna tecnologia non hanno mai cancellato la tradizione. I prodotti della salumeria italiana sono preparati oggi con metodi e sistemi che hanno le loro radici nel passato, conservando la tipicità. La tecnologia infatti non ha mai modificato il prodotto, ma ha solo migliorato i processi produttivi e la qualità delle lavorazioni. Le radici della tipicità non sono state mai tradite, anche quando l'evoluzione produttiva ha adeguato il prodotto alle necessità nutrizionali moderne. Ogni regione italiana ha mantenuto in vita le ricette tradizionali, senza intaccarne l'autenticità. Nel caso dei prodotti DOP o IGP, ad esempio, i disciplinari di produzione specificano come deve essere preparato un salume e per questo regolano addirittura la possibilità che la tecnologia possa essere o meno impiegata nelle fasi di produzione. Ciascun territorio ha potuto così mantenere le proprie tipicità di lavorazione. Per produrre salumi di qualità, i fattori che entrano in gioco nella produzione di un salume di qualità sono molteplici e vanno dal corretto sistema di lavorazione delle carni alla scelta dei metodi di cottura, se previsti dal processo di salagione, alla scelta delle spezie da utilizzare, dal corretto svolgimento della fase di stagionatura ai metodi di stoccaggio e confezionamento. Un ruolo importante spetta alla natura, in particolare il microclima, nelle varie zone di produzione, determinante nel garantire la delicatezza del profumo e del sapore dei salumi italiani. Si tratta di un fattore che rende ogni salame un prodotto unico e irripetibile, ottenibile solo in aree geografiche ben precise e determinate. Per questo motivo, in generale, i salumi nelle regioni più calde risultano più saporiti, mentre quelli delle regioni più fredde sono di forma di gusto più dolce. La costante attenzione e i continui miglioramenti delle tecniche di produzione dei salumi italiani, che rappresenta anche uno dei segreti del loro successo sulle tavole di tutto il mondo, è il risultato di una felice unione tra cultura, tradizioni e secolari e moderna tecnologia, capace di assicurare un prodotto di qualità ineccepibile. Ma come nascono i salumi italiani? Lo scopriamo sempre dal sito www.salumiitaliani.it. Le specialità della salumeria italiana sono molte e tutte con peculiarità che si distinguono l'una dalle altre, ma tutte sono contraddistinte da fattori comuni, tra cui la qualità delle materie prime ricavate dai suini pesanti. Anche le tecniche di produzione rappresentano fattori imprescindibili all'interno della filiera produttiva dei salumi italiani. Ultimo, ma non meno importante, elemento dell'eccellenza della salumeria italiana è l'insieme di controlli che vengono effettuati a garanzia della loro qualità e sicurezza. Questi controlli iniziano già nella fase dell'allevamento, dove è necessario che gli animali abbiano assicurati spazi adeguati per consentirne il giusto movimento. Gli standard igienici richiesti sono molto elevati e in questo caso i controlli rigorosi sia dal punto di vista sanitario che veterinario offrono la garanzia della qualità del prodotto finale oltre che del rispetto delle normative e degli animali. Ogni suino viene identificato fin dalla nascita con un tatuaggio che lo marchia, per cui in ogni fase di lavorazione è sempre possibile risalire al capo utilizzato per la produzione. I molti controlli, soprattutto sanitari, che continuano lungo la filiera di produzione fino al trasporto dei punti vendita, hanno anche permesso di ridurre le quantità di sale impiegate nei salumi. La produzione dei salumi DOP e IGP, ad esempio, è caratterizzata da tecnologie cosiddette dolci, che prevedono trattamenti di lunga durata e bassa intensità, esaltando le caratteristiche qualitative dei prodotti. I controlli di garanzia di qualità e di sicurezza. I salumi italiani devono la loro qualità e la fama che li caratterizza all'estero anche al costante controllo dell'intera filiera di settore: allevamento, macellazione, produzione. Autocontrollo. Oltre ai controlli istituzionali, le aziende sono tenute a osservare normative comunitarie e nazionali, garantendo un autocontrollo rigoroso su tutto il processo produttivo. L'applicazione di questo tipo di controlli sul sistema di produzione è garanzia per il consumatore di assoluta sicurezza igienico-sanitaria, rappresentando una verifica di conformità aggiuntiva a quelle applicate da enti esterni. Controllo degli istituti di qualità.
gli addetti degli istituti di controllo autorizzati e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo si occupano del controllo della certificazione di prodotti agroalimentari di qualità come salumi DOP e IGP, verificando le fasi produttive interessate dai disciplinari produttivi affinché vengano rispettate le regole inserite nei documenti di riferimento. Verifiche del Ministero della Salute. In Italia sono circa 5.000 veterinari coordinati dal Ministero che esercitano il controllo sull'intero sistema produttivo e distributivo, dall'allevamento alla trasformazione, fino alla distribuzione dei prodotti finiti. E vediamo adesso la tipologia dei salumi, la zona di produzione e le aree di origine. Per esempio, tipologia di salumi affumicati, in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige, nell'area mitteleuropea. I prosciutti salami crudi e cotti, non prosciutti salami, scusate, crudi e cotti con basso Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. Area di origine è celtica. Ancora, contenuto di sale nei salumi, Emilia-Romagna, la zona di produzione, e poi prevalentemente salami crudi in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, area di origine Etrusco-Latina. I salami speziati in Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, area di origine greca. La piccola pezzatura si trova in Sardegna, l'area di origine punico-fenicia. E anche per oggi il tempo è scaduto a nostra disposizione e stiamo parlando di salumi italiani. Questa era la prima puntata. Davide Pelanda vi saluta e vi auguro una buona giornata su Caffè Italia Radio. Made in Italy. Le eccellenze italiane raccontate da Davide Pelanda.